Naturalmente vi è un pensiero alle vittime che in tutta la Romagna sono stati tolti alla vita da quanto avvenuto. Un pensiero di solidarietà a chi ha in questo momento il pensiero rispetto alla propria abitazione devastata, ai ricordi di una vita perduti, ai luoghi di lavoro commerciali, agricoli, professionali, industriali che sono in atto inagibili. Tutto questo richiede un grande sforzo, ma in questo Ravenna, tutta Romagna, non saranno soli. Vi sarà una costante e non momentanea attenzione ininterrotta da parte delle pubbliche istituzioni nazionali. E di questo, e in questo anch'io parteciperò a questa attenzione piena, costante, che a fari spenti, a riflettori appannati dopo l'emergenza che ha occupato le pagine dei giornali e delle TV, non continui con la medesima attenzione. Ma intanto il mio sentimento oggi, incontrandovi, è di ringraziarvi. Grazie, è stata una grande testimonianza di senso civico, di senso di solidarietà, di generosità, di impegno, anche oltre i doveri di istituto, ma è stato il frutto di una concezione di cittadinanza piena che avete espresso. Grazie a coloro saluti da altri paesi, ripeto, con molta amicizia. Grazie a tutti e auguri per il futuro.